Allora, in realtà la nostra collaborazione è nata per caso, perché ci trovavamo in un bar insieme, appunto come aveva detto Ruan, ci siamo conosciuti, ho scoperto che lui faceva musica, ha detto che a me piaceva fare musica e quindi praticamente 2 giorni dopo ci siamo ritrovati per produrre qualcosa insieme, ormai appunto sono 10 anni che lavoriamo insieme e abbiamo fatto un sacco di progetti, come diceva lui, anche un bel po' di live qua in Trentino, anche a Volano in passato. E adesso ci siamo spostati, almeno io per ora sono a Milano con Ginevra Arcese e a breve si sposterà anche Ruan, perché Milano è una città che offre più opportunità per questo tipo di lavori. E attualmente abbiamo appunto in lavorazione questo brano che è Giovane Ingenuo, che ha delle sonorità più commerciali sul hip hop italiano, che è un genere che a noi non appartiene, ci stiamo provando a buttare adesso. Allora, l'Inno del Volano, come dicevamo, è nato ispirandosi principalmente all'Inno della Lazio. E dopodiché, essendo che l'Inno della Lazio comunque è stato scritto diversi anni fa, ho cercato di modernizzarlo un po' con delle sonorità più moderne, ispirandomi poi di fatto a un altro inno calcistico moderno, che è quello del Genoa, e da dove ho preso appunto le trombe, le cose che insomma riescono a rendere il pezzo un po' più dinamico, più allegro. Poi per quanto riguarda invece il testo, come diciamo, è stato preso invece più dalla Lazio, perché appunto anche loro hanno l'Aquila che li rappresenta, invece il Volano al Picchio, e questo ci ha permesso anche di interfacciarci meglio con quello che era la scrittura di un pezzo per un inno che non avevamo mai fatto prima. Il risultato direi che è venuto buono, io sono veramente soddisfatto, anche perché il pubblico ha reagito molto bene al brano, cosa che non ci aspettavamo, perché è un inno, noi non abbiamo mai fatti, pensavamo che non andasse bene, invece le persone l'hanno cantato, hanno messo mi piace sui social e quindi speriamo che adesso piaccia anche alla tifoseria. Beh, allora, per ora è un unicum, non tolgo la possibilità di farlo per qualche altra squadra, anche perché appunto noi ci siamo divertiti molto, ma poi anche l'ambiente, quello sportivo, e Ruan non l'ha detto prima, ma lui è uno sportivo dalla nascita, gioca a calcio da una vita, quindi insomma è anche un ambiente che ci piace frequentare, io invece sono un po' più sul basket, ma comunque sempre di campi, di tifoseria si tratta.